che l'acqua che beviamo tutti i giorni è la stessa acqua che bevevano i dinosauri? Ebbene sì, ogni volta che piove non arriva acqua nuova, ma semplicemente entra in un ciclo chiamato ciclo idrogeologico dell'acqua, quell'acqua che già è presente sulla Terra. Questo accade sia sui mari sia nei bacini interni come i laghi, i fiumi, ma anche dalle foglie e dal suolo attraverso una fase che dipende dal sole. Il sole scalda la terra e dà l'energia all'acqua per poter evaporare. Evaporando, l'acqua arriva negli strati alti dell'atmosfera, più freddi, e condensa. Inizia ad unirsi in piccole goccioline e quando sono troppo pesanti precipita di nuovo a terra. Ecco che viene riutilizzata sempre la stessa acqua. Con questo esperimento vogliamo effettivamente creare un modello del ciclo dell'acqua. Faremo un ciclo dell'acqua in barattolo, o meglio ancora in terrina. Che cosa vi serve? Una terrina di vetro, possibilmente resistente all'acqua bollente. Una pellicola, io ho utilizzato quella di silicone che si può riutilizzare, ma va bene anche la pellicola trasparente. Un piccolo bicchierino di vetro, dei cubetti di ghiaccio e dell'acqua bollente. Come mai l'acqua bollente? Noi purtroppo non possiamo aspettare per fare un esperimento che il sole scaldi abbastanza l'acqua per poter evaporare. Per cui sveltiamo un pochettino i tempi e utilizziamo l'acqua scaldata con un bollitore. La prima cosa che dobbiamo fare è proprio inserire un pochettino di acqua all'interno della terrina di vetro. Non ne serve tantissima in realtà. Quindi mettiamo il piccolo bicchierino di vetro all'interno, il più possibile al centro della terrina, e chiudiamo il primo possibile con la pellicola in modo tale che non si disperda il vapore. Cerchiamo di fare un piccolo avvallamento centrale nel quale andiamo ad aggiungere i pezzettini di ghiaccio. Anche in questo caso il ghiaccio ci serve per sveltire un pochettino i tempi, perché se noi dovessimo aspettare che le parti più alte dell'atmosfera, quelle più fredde, condensino l'acqua, dovremmo aspettare troppo tempo. Purtroppo però nelle scienze capita spesso che alcuni esperimenti necessitino di tempo e quindi di tanta pazienza. A questo punto noi facciamo avvenire la reazione, ossia l'acqua sta evaporando, sale il vapore acqueo che va a toccare la pellicola trasparente che in questo momento si sta raffreddando perché ha contatto col ghiaccio. Quassù avverrà la condensa. Dobbiamo però aspettare un paio d'ore, quindi a questo punto prendiamo la nostra terrina, la mettiamo un attimo di lato e vediamo tra un paio d'ore che cos'è successo. Sono passate un po' di ore e a questo punto possiamo vedere la seconda parte dell'esperimento del ciclo dell'acqua. Che cosa è successo? Nel frattempo sia l'acqua bollente sia il ghiaccio hanno raggiunto l'equilibrio con la temperatura dell'ambiente e quindi non sta più avvenendo l'evaporazione. Possiamo però osservare molto bene attraverso la pellicola nella parte inferiore che ci sono delle goccioline di condensa. Questo significa che prima effettivamente il vapore ha condensato a contatto con la pellicola. Cosa facciamo ora? Cerchiamo di togliere la pellicola facendo molta attenzione che non ci cada l'acqua di fusione del ghiaccio all'interno della terrina. Voilà. A questo punto possiamo prendere il famoso bicchierino che abbiamo inserito prima all'interno. Che cosa è successo? Questo bicchierino era sia a contatto con l'acqua, ma l'acqua bollente non poteva entrare all'interno. Se adesso all'interno troviamo dell'acqua, è sicuramente l'acqua condensata che è precipitata nella parte centrale. Vediamo un po'. Visto? Ovviamente l'acqua precipitata è molto di meno rispetto a quella che era presente nel nostro mare caldo e soprattutto rispetto a quella che era evaporata e condensata, perché non tutta l'acqua che condensa finisce per precipitare. Ecco perché è importante non inquinare e fare attenzione ai cambiamenti climatici, perché questi possono incidere in maniera molto negativa anche a livello del ciclo dell'acqua.